Ok, adesso andremo a fare una variazione di Groove dei Surdi, dove verrà chiamata dal nostro marcatore. Prima di fare qualsiasi variazione con la mano debole, mi farà questo gesto. Intenderà che andiamo tutti quanti sul 2 e sul 4, quindi andremo tutti quanti sul tempo di primera, che significa che anche la seconda farà quello che fa la primera, quindi il colpo sarà sopra il nostro piede destro. Questo è fondamentale. Chiaramente io farò soltanto i colpi di seconda, soltanto, scusate, i colpi di 2 e di 4, quindi i colpi di primera. La terzera rimarrà a fare le variazioni, però le farà soltanto sulla variazione di 2 e 4, quindi di primera, ok? Procediamo, intanto iniziamo regolarmente, dopodiché faremo questa variazione, ok? Perfetto. Adesso andremo a fare la stessa cosa suonando sulla base, ok? Chiaramente questo lavoro che abbiamo fatto qui sulla quartiera include chiaramente stiamo lavorando con quattro surdi, quindi abbiamo dovuto integrare su un unico surdo quello che era la primera, la seconda e la quartera. Quindi così facendo ci comincia a essere un primo dialogo. Chiaramente questo avverrà quando il marcatore farà questo agli altri, farà un 2 alla sezione surdi, in quanto marcatore, in quanto è direttore della sessione surdi, farà questo e dirà: ok, andiamo sul 2. O ci sono degli stacchi congiunti con altri strumenti dove è previsto che in questo stacco si vada in un altro tipo di groove di manghera. Grazie.